Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush. Io sono Glaciosphere e in questo gameplay walkthrough che sto portando andremo ad affrontare Raphan Capopalestra, che in questa città viene chiamato Clay, mi sembra. Proprio lui. Detto ciò, quindi iniziamo ad esplorare Libecciopoli e vedere cosa è in serbo per noi questa cittadina. Salve, I want to fish from this city. The bridge is too high for anything to bite. And the ledge is too steep to walk down from. Niente, questo non può pescare. O è troppo basso o è troppo pericolante o fine. Insomma, proseguiamo. Abbiamo già visto che dentro il centro Pokémon c'è un tizio che vi scambia Zorua per Mincino. Quindi, fossi in voi, approfitterei. Clay, eccolo qui, il capopalestra che in italiano viene tradotto come Raphan. Taught me a useful move. I can teach you as well. Drill Run. Vediamo se qualcuno mio Pokémon può imparare Drill Run. No. Nessun Pokémon qui può imparare Drill Run. Ed ecco Raphan. Drift Valley City, ovvero Libecciopoli. Capopalestra Clay. The underground boss. Il boss del sottosuolo. Allora. You came here for a gym battle, eh? Sei venuto qui per una lotta in palestra, vero? Peccato. Non sono nel mood adatto per una battaglia. Quindi vattene. Ho problemi molto più grandi da affrontare. Apparently, the forces of nature are causing havoc on Milos Island. Apparentemente le forze della natura stanno causando un casino su Milos Island, sull'isola Milos. Ok, ci ho detto che appunto dovremmo andare quindi in qualche modo a fermare queste forze della natura su Milos Island. Does my life have meaning? Does life make sense? I mean, there's three houses in the city. Where does everyone live? What do I do other than stand here? Questo abbiamo un NPC con problemi esistenziali, in quanto non capisce come in città ci sono tre case e due vivono tutti perché lui debba starne all'infinito. Did you expect something special about this place? I just like having a nice looking house. Ok, qui hanno messo un po' di rottura di quarta parete, un po' di gag così. Cioè, semplicemente hanno giocato con te, ti mettono questo edificio qui, pensi che sia qualcosa di importante, entri e c'è il capitano che dice ma mi piace solamente avere una casa bella, quindi cazzo vuoi da me? Non c'è niente di importante qui. Non vedi cosa sta succedendo qui? Vattene via. Questi stavano scopando palesemente. Palesemente. Ok, entriamo qui dentro. Salve. I don't need this junk anymore. Oh, dai, prendilo, grazie. Ci dà questa shell bell. You seem like a smart person, va bene? Sembri una persona intelligente, non farti fregare da mio marito. Hai incontrato un mio amico? Cosa? C'è un'allenatrice qui. Attenzione, Crash Girl Linda. Vuole rompervi, Linda. Ok, contro Timbur magari Scraggy anche no. Ma andiamo tranquil. Chissà quando potremo ottenere Sandile, eh? Siamo ormai alla quarta palestra e di Sandile nemmeno l'ombra. Perfetto, addio Tranquil. O meglio, addio Timbur, scusatemi, non Tranquil, poverino, che non ha fatto nulla. Qui c'è un altro allenatore, sì, un altro allenatore. Attenzione a questi allenatori, allora, eh. Asselgor, davvero? Guardalo figo Asselgor. Allora. Headbutt, penso che vada bene contro di te. Sì. Ancora Headbutt. Lui, se non sbaglio, è coleottero qualcosa, giusto? Non mi ricordo esattamente che tipo sia Asselgor. E comunque Asselgor, tra parentesi, altro Pokémon che non è un Pokémon. Vediamo qui sotto cosa c'è. Quella palestra qui usa Pokémon di tipo terra. Non è molto comune, spero che tu sia preparato. Tipo terra non è molto comune. È la ottava palestra della prima generazione. Thank you for visiting the market. Take this as a thank you for management. Grazie, ci dà una big pearl. E qui abbiamo tre persone che vendono tre cose diverse. Abbiamo quello che vende il Moo Milk, quello che vende le medicine, appunto le erbe medicinali, e quello che vende gli incensi. Però io vorrei semplicemente venderli a mia volta una cosa, ovvero andiamo a prendere lo Star Piece, via. Poi, allora la perla,
E la Big Pearl. Ok, questa invece la teniamo, ovviamente. Perfetto. Qui dentro si può entrare? No, questa casa non è interagibile. Mi sembra di stare in Pokémon Scarlatto e Violetto, dove non può entrare in nessuna casa. If you want to learn the best, this is the way to go. Water Pledge. Ah, questo insegna Acqua Patto. Ah, qui questi sicuramente insegnano Acqua Patto, Fuoco Patto e Erba Patto. Se volete insegnare ai vostri Pokémon, questo è il luogo ideale. A me non interessano come mosse. Di qua si tornerebbe indietro, quindi proseguiamo verso il basso. Salve. Ok. I hope this place opens soon. I want to try it out. The Battle House is being set up. Ok, Battle House qui abbiamo, poi ancora Battle House e ancora Battle House. Questa si aprirà più avanti, allora. Non c'è da temere. A questo punto, dato che dovremo eventualmente catturare qualcuno di molto interessante, andiamo un attimo a Castelia City, andiamo nella Pokéball Factory e prendiamoci un bel po' di Pokéball. Un po' di Pokéball interessanti, Mint Shop e Pokéball Factory, eccola qua. Perché dovremmo catturare un bel po' di roba. Allora, vai, vediamo se tu hai quelle che mi servono. Hai le Fast Ball? Sì, eccole qui. 56? Sì, dovrebbero bastare 56, però prendiamo un 340 per sicurezza. E dovrebbe andare bene così. Ok. Meglio prepararsi. Le forze della natura, ragazzi, sapete chi sono, vero? Beh, in caso non lo sappiate, le avrete trovate scritte nel titolo sicuramente. Ritorniamo quindi a Libecciopoli. Eccoci qui. Diamoci una curata. Perfetto. E andiamo. Dobbiamo parlare al capitano per andare su Milos Island. Clay said you could go, did he? Alright then, you're ready. Se non parliamo prima a Clay là sopra nella palestra, lui non ci porta da nessuna parte, eh? Quindi parlateci. You think you can handle the forces of nature? If you can capture them, that will be great. But just beating them in battle will be fine. Che c'è appunto ci dice riguardo le forze della natura, se riesce a catturarle sarebbe fantastico, ma anche solo sconfiggerle va bene. Ok, pronti? Pronti. Allora, mantenere davanti Oshawott. No, Surf. Oshawott, vai davanti. E iniziamo a sfidare, credo, questo allenatore. Ok, c'era appena detto la stessa cosa del capitano. Forse era lui che parlava. Qui abbiamo anche dell'erba alta, quindi possiamo anche incontrare dei Pokémon selvatici. Tra cui un Pidava, livello 21. Che potremmo far evolvere immediatamente in Tranquil, facendolo salire di un livello. Quindi io, per comodità, me ne catturo uno. Ecco qui. Per il Divindex, sempre per quello. Preso il buon Pidav. E andiamo a sfidare questo allenatore. I'll be the one to handle this. Tutti vogliono essere quelli che si prenderanno il merito, no? Di aver salvato il mondo, di aver calmato le forze della natura. Ma che culo, Oshawott contro Pansir. Pure sotto pioggia danza. Beh, non hai speranze, Pansir. Non hai speranze. Pokimandi. Timbur. Sì, cambiamo Pokémon. E contro Timbur manderei Tranquil. Tranquil, l'unico Pokémon che abbiamo attualmente che si può ancora evolvere in squadra. Finché non riusciamo a prendere Sandile, lui è l'unico che si potrà evolvere. Andiamo di Aerossalto. E abbiamo battuto Victor Laszlo, proprio lui. Andiamo, don't be reckless. Non essere spericolato. Va bene. Wirlipad contro Oshawott non è proprio l'ideale. Però siamo sotto pioggia danza. Quindi un bel surf gli fa male. Appunto. Non avvelenarmi, per favore. Niente, mi ha avvelenato. Antipatico. Antipatico. Andiamo di Acqua Jet. E prendiamoci questo livello 30 con Oshawott. Poi chi manda? Karrablast, cambia un Pokémon e mandiamo Tranquil. Tranquillamente. Kennet. Attenzione, Zeb 89, è proprio lui.
Ok, Oshawott non ti può evolvere, lo sai. È inutile che continui a provarci. Ora andiamo a curare un attimo il povero Oshawott. Andiamo di super pozione e cura totale. Ok, proseguiamo. E qui abbiamo la prima forza della natura che ci sbarra la strada. Allora, contro. Lui penso che sia Tornadus o Thundurus, forse Thundurus. Andrei di Pikachu, ovviamente, che lo paralizzerà. Salviamo davanti a lui e vediamo di prenderlo. Ovviamente, bisogna catturare i leggendari, non sconfiggerli. Eccolo qui, Tornadus a livello 32. Andiamo di Nuzzle. Ah, è super efficace. Giustamente, di tipo volante, no? Lui anche. Che culo che non sia morto allora. Che culo! Andiamo subito di Fastball. Ho preso le Fastball proprio per questo, perché loro sono molto veloci. Quindi le Fastball vanno benissimo per catturarli. Beh, al primo colpo, niente male. Niente male, Pikachu sale anche a livello 69. Nice. E uno è andato, quindi salviamo. Al primo colpo, tra l'altro, quindi top. Poi, rimettiamo avanti. E Oshawott direi che ha fatto la sua. Però, dato che continua a piovere, mettiamo avanti Oshawott. Così, se usa Surf, si prende pure il boost. Proseguiamo. Altro Pokémon selvatico. Un altro Pidav. Ok, non me ne metto a catturare un altro. Facciamo fuga. E sfidiamo questo allenatore. Stay back, sta indietro. Ma io tecnicamente ne avrei già catturata una di forza della natura. Basterebbe mostrargli quella. Si cagherebbero tutti addosso e se ne andrebbero. Allora. Surf su Pampur. Non è molto efficace. Ah, mi ha bruciato. Dicevo, non è molto efficace, ma va comunque bene in realtà. Perché come vedete fa un danno atroce, potenziato pure da pioggia danza. Niente, questo Oshawott avvelenato, bruciato in continuazione. Timbur, vai tranquillo, è tutto tuo. E vai con aerosalto. Oh no. Oh sì, che o no? Oh sì, assolutamente. Togliamo la bruciatura da Oshawott e continuiamo. Altro Pokémon selvatico, vediamo chi esce fuori. Un Patrat. Un patratone. Un castorino. Via, fuga. I've got this. Attenzione, lui ha tutto sotto controllo. Va bene. Albert, che male in campo. Joltik, bellino Joltik. È lui che si evolve in Galvantula, che abbiamo già catturato, tra l'altro. Allora, un Surf penso che possa distruggerlo in un colpo. Appunto. Dwebble. Lasciamo Oshawott. Ok, siamo più veloci, quindi lo one-shottiamo. No, vigore, che merda. E ci ammazza. Sì. Che palle i Pokémon che hanno vigore. Peggiore abilità mai inserita in Pokémon. Vigore. Andiamo di Vanni. E andiamo di Felstinger. Ecco, se ammazziamo qualcuno con Felstinger ci boosta di 2 l'attacco. Quindi non è niente male. Diventiamo dei Terminator, delle macchine di morte incredibili. Allora, revitalizziamo il nostro Oshawott. E andiamo di Super Pozione. Ecco fatto, così facciamo la battaglia in doppio con Oshawott e Divanni. Patton e Ryan vanno in campo con Vanillite e Timbur. Ok. Andiamo ovviamente di Surf. E direi di Foglie Lama. Guarda che danno che si è preso di Vanni, pur non essendo molto efficace con Surf. Al 31 di Vanni, ottimo. Mandano in campo loro Timbur e Timbur. Ok. Surf e Foglie Lama. Semplice e veloce.
Ecco fatto. Easy. Oshawott sale, vorrebbe imparare Encore, non ci serve. Vanillit, ok. A questo punto direi di usare semplicemente Acqua Getto e Ixisor. Ecco fatto. Keep trying, are you sure? Keep trying, inteso, penso intendono Oshawott. Keep trying, prova a evolverti in continuazione, magari prima o poi ce la fai. Magari prima o poi mi sfugge, non premo B e riesce a evolversi. Il mitico Oshawott. Ok, a questo punto Pikachu di nuovo davanti. Sperando che non shotti quel povero Thundurus. Vediamo di prenderlo. Eccolo qua, Thundurus. Ma paura che sia acqua volante lui, forse? Spero di no. Altrimenti sicuro lo shotta. Invece questa volta non l'ha shottato e non è nemmeno paralizzato. Il che vuol dire che è anche elettro lui, allora. Questo potrebbe essere un problemino. Mandiamo Scraggy. Agilità, va bene. Tanto penso sia già più veloce di noi. E andiamo con Sand Attack. No, dai, l'ha usata comunque. Che sfiga. Che sfiga, oh. Allora andiamo con Livanni. Con Livanni andiamo di Fel Stinger. Non dovrebbe fargli molto danno, appunto. Facciamoglielo ancora, non dovrebbe morire mai nella vita. Perfetto, vita rossa. E andiamo con le fastball. Eccole qui. Vediamo se riusciamo a prendere anche lui pur non essendo paralizzato. Ah, peccato. Ci stavo sperando nel doppio first try. Fastball di nuovo. Attenzione, potrebbe essere più dura del previsto questa. Vediamo. Ma andiamo in campo Pikachu. Che posso così resistere agli attacchi senza che mi ammazzi necessariamente tutta la squadra. Bag. Sono stato molto attento lì a non cliccare fuga. È una cattura critica? No, eh? Niente. In memoria dei vecchi tempi della zona safari dello scorso episodio. Se ve lo siete persi, andatelo a vedere. Ho fatto una zona safari praticamente perfetta. E niente. Thundurus mi sta facendo dannare. Non gliene frega più niente. Poi con tutta l'agilità che si è fatto sarebbe bello se andasse a boostare anche il bonus della fastball, no? Con tutta la velocità che si è preso. Ma mi sa che conta solo la statistica base, non anche le modifiche all'interno della battaglia. Altrimenti, buonanotte, a più 6 di velocità sarebbe già preso. Cioè sarebbe cattura critica praticamente. Cattura critica obbligata. Se contassero anche le modifiche all'interno della battaglia stessa. Perché la fastball, come ben sapete, più un Pokémon è veloce, più funziona. Però sembra non funzionare in questo caso. Ha funzionato benissimo contro il suo amico prima. Contro questo invece zero. Guardate. Continua a fuggire. Fastball. Nada. Poi quando Pikachu arriverà a vita più o meno rossa, lo ricarico. Vedete che ho fatto bene ad andare a comprare le Pokéball? Ad andare a comprare le Fastball, perché immaginate se anche il primo avesse fatto così. Non fosse entrata la prima botta, ma avesse fatto così anche il primo. Saremmo già a circa una sessantina di
di Pokéball. Vast Ball. Non usate, però rimanenti. Allora, preso. Preso anche Thundurus. Nivani, che sale di livello, vorremmo imparare nel Pingen, ma muori. Questo si deve imparare nel Pingen. Infatti anche questo è elettrovolante. Perfetto, preso anche lui. Andiamo a fare subito un save. Ecco fatto. E andiamo a curare un attimo la squadra che è un po' malconcia. Allora, Livanni. Pikachu. E Scraggy. Scraggy potrebbe rimanere anche morto in realtà, però tiramolo su. Tiriamolo su comunque. Perfetto. Poi rimettiamoci davanti il nostro buon Oshawott. E con la pioggia davvero sta facendo miracoli. Altro Pokémon selvatico. Vediamo un po' chi esce fuori da qui. Un Cottonee. Che devo prendermi. Perché devo farlo evolvere in Wishmicott. Quindi Quick Ball e prendiamolo. Anche di Pettigill dovrei catturare un altro per farlo evolvere in Lilligant. Non so se più avanti si potranno prendere, molto probabilmente sì, si potranno prendere anche quelli direttamente evoluti. Però vabbè, non vedo perché aspettare se si presentano così davanti, no? Ok, contro Pansage. Io andrei comunque di... anzi, vado di Ice Beam. Ah, Acid Bomb, fa malissimo. Ok, fortunatamente Pansage l'abbiamo tirato giù. E poi ti mandano Timbur, come al solito. Allora, ma andiamo tranquillo. Tutti questi allenatori hanno come secondo Pokémon Timbur. Non si sa bene per quale motivo. Tutti fieri con Timbur. Jeez. Sfidiamo anche lui. È tutto mio. Prima di tutto devi riuscire a battere me. Per far sì che sia tutto tuo. Allora, vediamo se Oshawott riuscirà ad essere più veloce di Gurdur. Pokémon davvero orribile. Ah, di poco, eh. Di poco non l'avevo one-shottato, sarebbe stato bello. Andiamo di Acquagetto. E via Gurdur. Ok, dovremmo essere arrivati alla fine. Sì, eccolo lì, Landorus. Allora, prepariamoci per bene, come al solito. Andiamo a mettere Pikachu davanti. Facciamo save. Ecco, Landorus, Thundurus e pure quell'altro, non mi ricordo il nome. Non li ho mai catturati quando giocavo a Pokémon per i cavoli miei. A Stentos conoscevo, sapevo della loro esistenza per farvi capire quanto a fondo ero andato nella quinta generazione. Avevo proprio assaggiata, non mi ci ero messo davvero. Ora però saliamo davanti a lui. Andiamoci. Eccolo qua, Landorus. Aspetta, lui non è che tipo terra forse? Quindi non è effetto... La mia Nuzlocke? Non è effetto, appunto. Dannato. Dannato Landorus. E si è pure boostato l'attacco subito. Tipo terra, eh? Ma andiamo in campo Pignite. Dobbiamo riuscire a indebolirlo. Ah, che botta! E questo me lo shotta ora, non c'è niente che possa fare qua. Mi ha pure diminuito la velocità. Finito, è andato. Poi, andiamo in campo... È Scraggy. Proviamo con Scraggy. Proviamo con Scraggy e Beat Up. Ok, un po' di danno glielo fa in realtà, quindi niente male. In Prison. Io andrei di Sand Attack allora. Non deve essere in grado di attaccare. Dato che ha un attacco talmente elevato, lui adesso non deve essere in grado di attaccare. Altrimenti mi shotta qualsiasi Pokémon. Ok, tre Sand Attack sono stati fatti. Ok, fortunatamente non mi ha ucciso. Quattro Sand Attack. Cinque Sand Attack, ne manca solo uno. 6, buono. Ora per lui dovrebbe essere molto difficile attaccare, pur essendo a attacco più 6, quindi avendo comunque la possibilità di fare parecchio male. Andiamo di Brick Break.
Non è molto efficace. Va bene. Allora, headbutt. Niente, non ha fallito una volta comunque, eh. Mi sembra strano. Vediamo di Livanni. Non è che magari è un'abilità che gli permette di attaccare sempre, eh? La butto lì. Slash. Guarda, ma non fallisce una volta, ma che è? No, allora c'è qualcosa che non va. Ha un'abilità che gli permette di non fallire, ma probabilmente per il campo elettrico, non so. Però è strano. È molto strano, altrimenti. Andiamo di attacco rapido, così attacchiamo per primo e un po' lo indeboliamo. Probabilmente per il campo elettrico che gli permette di attaccare sempre, perché probabilmente è molto strano, davvero. Che continua a usare in prison, va bene. E ti tiro giù ancora un po'. Ti faccio anche un ultimo attacco rapido. Ecco fatto. E ora provo a catturarti. Bag. Vediamo come va questa volta. Prima fastball. Peccato. Non fallisce mai. Sì, allora c'è qualcosa. C'è un'abilità o qualcosa di questo tipo che gli permette di non fallire mai. Perché altrimenti è impossibile che accada qualcosa di questo tipo. Bag. Fastball. Cioè è impossibile che con un drop di meno 6 alla precisione non abbia mai fallito un attacco. Fastball. Ho paura che riesca a shottarmi anche Pikachu con un attacco, in realtà. Che ha detto che è più 6 di attacco. Ho paura che riesca a shottarmi pure Pikachu. Vediamo come va questa battaglia, eh. Io sto sperando che entri una Pokéball, perché comunque è vita rossa. Sì, e si gode. Oshawott si prende meritati punti esperienza per non aver fatto nulla se non essere in campo. E abbiamo preso anche Landorus, tipo terra volante per l'appunto. No, grazie. Oshawott non si può evolvere. E così facendo veniamo teletrasportati di nuovo qui. Allora, noi volendo potremmo ritornare su Milos Island, però non ci sarebbe più l'evento. Non pioverebbe nemmeno più se non sbaglio. Semplicemente ci potremmo tornare per i Pokémon selvatici se vogliamo prenderli o per pescare. Però non dovrebbe esserci, cioè non dovrebbe esserci nessun Pokémon nuovo. Andiamo nel centro Pokémon. Dov'è che è il centro Pokémon? È qui sopra, vero? Sì. Eccoci qui. Ecco fatto. E a questo punto, dato che siamo già praticamente quasi mezz'ora di video, la palestra la faremo nel prossimo episodio. Ora prendiamoci questi ultimi minuti per dare un'occhiata ai nostri nuovi leggendari presi. Appunto, Thundurus, Landorus e chi più ne metta. Andiamo a posizionare questo Cottonee vicino al suo amico. Eccolo qui. Ed eccoli qui. Tornadus, Thundurus e Landorus. Ecco, questo era solo tipo volante, ecco perché siamo riusciti a paralizzarlo. Questo volante elettro, Thundurus, giustamente tuono. E questo, Landorus, giustamente land, terra, volante, terra. Diamo un'occhiata alle loro mosse. Sassy Nature. Gli aumenta l'attacco. Gli aumenta la difesa speciale e diminuisce la velocità. Bella merda. Allora, Prankster gives priority to a status move. Ok, carina come abilità. Quindi ha morso, air cutter, agilità e vento in coda. Ok. Mentre Thundurus, anche lui ha Prankster. Bite, shockwave, agilità e sottocarica, penso sia charge. Ed infine Landorus. No, non aveva un'abilità che gli permetteva di colpire sempre, ma allora è molto strano. Perché con meno 6 di precisione non ha mai fallito un colpo. Perché la sua abilità è Sand Force, ovvero potenzia le mosse di un determinato. Potenzia determinate mosse durante una tempesta di sabbia. Rock Slide non ha mai fallito. Rock Tomb non ha mai fallito. E di base loro non hanno manco il 100% di precisione. Molto strano. Molto 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 strano. Vabbè, ma voi forse mi saprete dire il perché. Allora, 645, andiamo a posizionarlo nel frattempo.
Allora, 645, quindi vai qui. 36, 42, 3, 4, 5. E il primo c'è. Iniziamo già a prendere alcuni leggendari di Unima. 641. Quindi vai qui. E tu? 642. No, sono troppo avanti. Qua. 642. Ok. Tu sei davvero così distante tra loro? Che Pokémon ci sono in mezzo? 3 e 4. Tra Tornadus, Tundurus e Landorus. Boh, lo vedremo. Li vedremo catturandoli. Comunque, abbiamo quindi catturato anche le tre forze della natura di Unima. Questo video finisce qui, nel prossimo andremo immediatamente ovviamente a battere la palestra di Rafan, perché ci manca solo questo qui a Libecciopoli, per poi proseguire il nostro viaggio verso altri lidi, altre mete. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di lasciare un bel mi piace se l'avete gradito, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Pokémon Firash, dei tre Pokémon che abbiamo catturato, Tornadus, Tandurus e Landorus, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacier Sphere è tutto. Al prossimo video!